Marco Nosotti qui al Memorial Courreau, portiere di quale squadra? Credo di essere coi Verdi, cioè i poeti del gol, credo. Non c'è, del calcio, non c'entro niente, coi poeti e neanche con il calcio. Però sei pronto a dare spettacolo? Beh, lo spettacolo, le comiche ci sono. No, no, siamo sempre, perché questo è un momento che ci vede tutti insieme, tradizionale, perché il calcio è un gioco, è il gioco del calcio e noi lo rivalutiamo così, anche un po' strapazzandolo con le nostre prestazioni. Comunque tu hai un passato da portiere. Lontano, passato remoto, trapassato remoto ormai questo. Sì, ma indegnamente ho vestito la maglia del Sassuolo, dalle giovanili fino alla prima squadra, perché credo non ci fosse nessuno. Senti, invece, sfruttando la tua grande esperienza di Milan, che cosa succederà per quel che riguarda la squadra rossonera? Le possibilità di vedere Ancelotti sulla panchina quante sono? Credo siano ancora molto basse, cioè nulle quasi. Teniamoci sempre uno 0,001%, perché le capacità persuasive di Adriano Galliani, in quanto amico di Carlo e viceversa, potrebbero forse fare qualcosa di fronte a un progetto importante. Il Milan vuole ridurre la rosa, prendere 4-5 giocatori importanti, soprattutto un grande attaccante e un buon centrocampista, però ti dico, io ero a Madrid venerdì e sabato, e ho visto un Carlo determinato a restare fermo. L'esperienza del Real Madrid lo ha segnato in bene, in positivo, perché ha vinto tanto, perché ha trovato degli uomini, ha detto non solo dei giocatori vincenti, dei grandi uomini, questa è la cosa che gli dispiace di più di lasciare, però credo che voglia restare fermo. Poi, non lo so, nel calcio, Carlo Ancelotti è uno dei pochi, eccezione, che conferma la regola, che la gratitudine non conta, per lui conta tantissimo la gratitudine e la riconoscenza. Ecco, però in questo momento l'ipotesi più credibile quale può essere? No, è che lui si fermi, lui si deve operare, problema a una cervicale C4, C5 e deve andare a Vancouver a operarsi, poi gli nascerà il nipotino, auguri a Chiara, a Katia, vedremo. Io credo che in questo momento ci sia pronto un piano B con un altro allenatore. Italiano o straniero? No, se è italiano è Montella che piace tanto, c'è l'operazione Conte, ma non so, Conte è stato vicino al Milan a suo tempo e lo è stato anche ultimamente, diciamo 5-6 mesi fa, ma Conte adesso questa nazionale la vuole portare, almeno gli europei la vuol finire. Poi ti dico, nel mercato oggi diciamo una cosa e domani veniamo smentiti. E mi hai ribocciato comunque? Emery penso sia rimandato in 4-5 materie, nel senso che il presidente forse lo conosce meno e potrebbe non essere così, ecco, non lo vedo in testa alle classifiche. L'ultima considerazione su El Shaarawy, quale sarà il suo futuro? Penso che rimanga perché questi lunghi infortuni l'hanno tenuto fuori tanto dal campo, io lo vedo motivato, sta bene, a posto anche fisicamente. Poteva essere un'occasione per fare cassetta un paio di stagioni fa, una stagione e mezzo fa. Ora deve ritornare a essere credibile, importante, a fare cose. Speriamo che lo chiami anche il buon Conte nel prossimo stage del 2 di giugno. Però secondo me lui rimane, perché intorno a lui deve ricostruire, ha voglia di mettersi in mostra e in questo momento non ricaveresti granché.